200 miliardi di euro, 280 miliardi di euro, con una componente lusso di circa 160 miliardi e una componente premium di circa 120, nelle categorie che vanno da abbigliamento, accessori, calzature e pelletteria. Questo che noi chiamiamo, diciamo, settore moda, lusso e premium allargato è un settore che si è stato fortemente, chiaramente colpito dalla crisi del 2020, ma che ha avuto un rimbalzo molto forte già nel 2021, ma quasi raggiungendo i livelli pre-Covid, ma poi riprendendosi quest'anno ai livelli pre-Covid. In realtà nel 2020 avevamo già visto, soprattutto nella parte lusso di questo mercato, una forte ripresa già dalla seconda metà del 2020, appena soprattutto la Cina è uscita dalla prima fase di lockdown, c'è stata una forte ripresa dei consumi, poi seguita dagli Stati Uniti che in realtà hanno cominciato una corsa direi incessante di consumi che sta accadendo anche ora, inizialmente anche stimolata dagli stimoli, scusate il gioco di parole, ma poi in realtà molto stimolata direi dai brand, dalle aziende che sono state in grado di stare vicino al consumatore in un momento di forte disruption della loro vita e anche di prendere una quota, se vogliamo, dei loro interessi, nonché del loro portafoglio in un momento in cui molte delle attività discretionary erano impedite, non si poteva viaggiare, non si poteva tanto spendere in esperienze, quindi di fatto c'è stata anche un'overcompensazione su prodotti di moda. Il lusso, come dicevo, si è ripreso più velocemente del resto, il premium è ancora circa a meno 10 rispetto ai valori pre-pandemici, mentre il lusso si è già ripreso fortemente l'anno scorso. Da un punto di vista di categorie di prodotto, gli accessori sono le categorie che si sono riprese più velocemente e che già erano un trend di maggiore crescita rispetto all'abbigliamento. L'abbigliamento è chiaramente quello che ha avuto un impatto maggiore, chiaramente è di nuovo più l'uomo che la donna. Questo è stato sicuramente aggravato nel momento della pandemia, ma in realtà era un po' un mega trend, una crisi di un certo tipo di abbigliamento formale che in realtà si sta ripensando e sta un po' rinascendo in altre vesti. Però sicuramente vediamo una ripresa di tutti i comparti e vedremo come l'abbigliamento in questo momento è in una fase di forte ripresa. Sia per un restocking, se vogliamo, del guardaroba, no? Di tutti noi che per 18 o 24 mesi siamo stati in tuta o qualcosa del genere, diciamo comunque non abbiamo avuto poi tante occasioni per vestire e per comprare prodotti, ma anche per una serie di trend invece più secolari che il Covid ha accelerato e ha forse anche stimolato, no? La creatività dei brand e dei consumatori. Quindi, tolti gli accessori sull'abbigliamento, direi due trend. Il primo, ovvio, è quello della casualizzazione, che è un trend secolare, si chiede spesso, ma torneremo a vestire formali? Certo che torneremo a vestire formali, ma il tema è che il casual è un modo di vivere la vita, non tanto solo di vestirsi, quindi in realtà c'è sempre meno una barriera tra occasioni d'uso formali e occasioni d'uso casual, c'è una richiesta di comfort, di stare bene con se stessi, di stare comodi, che porta a un ammorbidimento di quelle che possono essere considerate delle divise, no? Per momenti formali specifici. Quindi il casual, se guardiamo banalmente come ci si veste al lavoro, come ci si vestiva 10 anni fa, è chiaramente un megatrend. È chiaro che però c'è una riscoperta di un abbigliamento più formale, sia per uomo che per donna, sia per occasioni speciali, ma sia semplicemente perché soprattutto le nuove generazioni decidono, in logica di self-expression, quando vogliono vestirsi in un certo modo e quando no, anche a prescindere dalle occasioni. L'altro trend sull'uomo è quello sicuramente di una riscoperta, come dicevamo, di un abbigliamento che abbiamo chiamato post-streetwear e più formale, ma in chiave molto ibridizzata rispetto a questo trend del casual, che quindi un po'
fa rinascere una nuova categoria logica, di nuovo quello di utilizzare il proprio guardaroba in un modo molto fungibile, molto poco schematizzato. Da un punto di vista di geografie, come dicevo, chiaramente la Cina ha trainato la crescita, anche se l'acquisto da parte dei cinesi non è ancora a livello pre-Covid, perché prima, soprattutto nella parte lusso, più della metà, anzi più del 60% degli acquisti venivano fatti dai cinesi quando viaggiavano e viaggiavano fuori dalla Cina, sia per motivi differenziali di prezzo che per motivi shopping experience, però c'è stata una forte cosiddetta repatriation, quindi spostamento dei consumi in patria, e che anche in una prima fase è stato anche molto incentivato dal governo, che ha sviluppato aree duty free all'interno della Cina, come Hainan, che hanno sostituito, se vogliamo, il ruolo di Hong Kong, il ruolo di Macao, ma anche in generale il ruolo dell'Europa per il turismo locale, e una forte crescita degli Stati Uniti, che noi abbiamo chiamato unlocking del potere della diversità, perché i consumatori negli Stati Uniti che stanno comprando in questo momento sono dei consumatori diversi, sono dei consumatori più giovani, appartengono a culture e subculture prima parzialmente toccati dai brand europei, e parlo chiaramente dei Black American, dei Latini, ma anche del second generation degli asiatici che negli Stati Uniti.